do il benvenuto ad Ettore Morolli. Ciao Ettore, benvenuto. Ciao Sara, ben trovata. Buonasera. Allora, come detto, sono insegnante di karate e di kobudo. Il kobudo è un ramo del karate, un ramo particolare e tradizionale, che è il karate con l'utilizzo delle armi. Non armi qualsiasi, quindi non katane, spade, sciabole o cose del genere, ma le armi che erano precedentemente attrezzi agricoli. Quindi quelli che servivano per battere il riso, che poi oggi si chiamano i nunchaku, o il bastone per trasportare sacche, o le falcette per tagliare il grano. Tu come mai la scelta di insegnare sia karate che kobudo in particolare, rispetto magari ad altre arti marziali? Allora, il karate è tantissimo tempo che lo insegno e tantissimo tempo che lo pratico. Il kobudo mi ci sono avvicinato perché col tempo, non dico che mi sono stancato del karate, però dopo 20 anni, 25 anni, uno fa sempre le stesse cose, tra virgolette. Volevi qualcosa di diverso, sì. Insegnare qualcosa di diverso, anche imparare magari qualcosa, certo, di diverso. Certo, prima di insegnare bisogna imparare. Certo, assolutamente. Vado da un maestro che sta a Parigi, un maestro giapponese, quindi 2-3 volte l'anno, una volta io, due volte io, una volta con gli allievi andiamo su a Parigi per avere degli aggiornamenti e poi durante l'anno si studia qua in Italia. Tu sei tra l'altro il presidente e quindi anche insegnante poi di karate e kobudo della SD Kaishu. Ci vuoi dire due parole veloci su questa associazione? La Kaishu è un'associazione sportiva che serve apposta per trasmettere il karate e il kobudo e comunque le discipline giapponesi. È nata per dare modo ai ragazzi di partecipare alle gare, alle competizioni, agli stage, diciamo da una veste, una veste pure, non voglio di commerciale, una veste organizzativa per poter partecipare. E invece fai anche parte dell'ente promozionale a AXI. Che cos'è? L'AXI è uno dei tanti enti promozionali che però devo dire lavora veramente bene, che si occupa di promuovere lo sport. Generalmente le federazioni si occupano dello sport più professionistico e per le persone più comuni c'è sta l'ente promozionale che organizza gare più alla portata di tutti, quindi pure dei bambini, degli amatori che sono la maggior parte e che spesso non sono considerati. Si pensa spesso al campione e mai al bambino che deve andare in piscina il pomeriggio. Ecco, a proposito, tu consigli anche, cioè il kobudo è per tutti oppure per delle fasce d'età non è compreso? Allora, non lo il karate è per tutti, il kobudo anche è per tutti, nel senso essendo un'estensione del karate, essendo un complemento del karate, anche quello è per tutti. Però pensavo utilizzando magari una sorta di armi o comunque sia di oggetti, credo non fosse... È un pochino più pericoloso e ci vuole un po' più di esperienza, però dipende anche dall'età, nel senso un ragazzo, un atleta di 20 anni si chiedono cose diverse rispetto a un praticante di 50 o anche abbiamo 60 anni, quindi voglio dire farà delle cose più tranquille a livello di Tai Chi, diciamo, che è più famoso, però insomma c'è sta un karate, un kobudo più semplice anche per tutti, per diciamo tutti. Così tornando indietro faresti sempre la stessa scelta, ossia inizieresti di nuovo a fare karate e poi lo insegneresti agli altri, i giovani? Sì, perché oltre per un motivo personale, perché mi piace rendermi utile, mi piace insegnare, però anche perché il maestro è quello che insegna. Chi è maestro dentro casa sua, dentro le quattro mura e non trasmette, può essere un grande atleta, può essere anche un campione, ma non è maestro. Esatto, perché poi magari essere un bravo atleta non vuol dire sapere anche insegnare, quindi è anche un po' una dote saper insegnare agli altri, soprattutto nel giusto modo, quindi riuscire poi a trasmettere anche la passione. Un po' è una dote e un po' si apprende anche l'insegnamento. Quindi dipende anche da chi ha insegnato a te, poi se è stato bravo. Sì, anche l'insegnante stesso deve imparare ad insegnare, cioè nel senso deve imparare i trucchi, deve aggiornarsi, deve ascoltare, insomma ci stanno. È un lavoro continuo. Sì, col tempo si impara anche ad insegnare, certo ci vogliono anche dei doti un po' umane pregresse. Sì, perché a volte magari, ecco, ripeto, sei un bravo atleta, però poi quando arriva il momento in cui devi insegnare o devi anche spiegare qualcosa, puoi trovarti in difficoltà. Certo, lì poi parte anche sicuramente tutto dalla base, dalla formazione che hai avuto, che hai ottenuto, e poi riesci anche a trasmetterla ai tuoi allievi. Allora, Ettore, c'è qualcosa che ci siamo dimenticati prima di lasciare i contatti che vuoi aggiungere?
No, raccomando a tutti di fare sport, qualsiasi tipo di sport, perché aiuta a crescere, sinceramente. È vero, aiuta anche a formare il carattere quando sono questi tipi di sport. Allora, Ettore, tutti i contatti che possiamo lasciare, la SD Kaishu dove si trova, dove la possiamo trovare, se c'è anche un sito internet oppure una pagina Facebook che vuoi lasciare? Allora, tutte le indicazioni le trovate sul nostro sito, che è www.kaishu.it. Lì trovate anche gli orari, le sedi, i telefoni sempre aggiornati. C'è anche la pagina Facebook Karate Kobudo Kaishu, ricordate KKK, trovate così. No, scherzo, segnatelo, Karate Kobudo Kaishu, ma per chi ci sta guardando lo vede direttamente, insomma c'è scritto la pagina Facebook e altri contatti. Io ringrazio Ettore Morolli per essere stato qui con noi, grazie. Grazie Sara, le posso stringere la mano? Sì, certo. Alla prossima, grazie. Grazie.